In Puglia gli effetti della grande crisi americana del 29 si manifestarono subito in tutta la loro violenza e, saldandosi a tutta una serie di preesistenti situazioni negative causate dalla politica di stabilizzazione monetaria e dalla battaglia del grano, si fecero sentire con estrema durezza, colpendo in più forte misura la qualità della vita degli strati più deboli della popolazione, in particolare delle campagne. Infatti alla caduta verticale dei prezzi dei prodotti agricoli si accompagnò un drastico abbassamento dei salari e, soprattutto, uno spaventoso aumento della disoccupazione. In Puglia, a dicembre 1929 i disoccupati erano 20.753, a dicembre 1930 erano saliti a 31.759, a dicembre 1931 erano 45.989. La nostra economia ne risentì in misura minore a causa della varietà delle sue attività economiche, la città infatti economicamente prosperava nella produzione agricola come in quella commerciale, ma anche in quella industriale, dove eccellevano fabbriche come la cementeria, la pula, la distilleria, nonché le numerose industrie vitivinicole.